Ed eccomi qua, siamo alla penultima serata di Vasci, Portone e Pertosse, organizzato dall'omonima associazione. Abbiamo fatto un primo report durante la prima serata, adesso andiamo a curiosare in questa penultima sera di questo evento che è giunto alla 28ª edizione. Chiara mi stava dicendo che sei di Agropoli. Sì, di Agropoli, sì. Quindi... Ok, la prima volta che vieni qua? Sì, qui sì, però noi siamo molto amanti delle feste del paese e quindi giriamo per il Cirento spesso. Ok, io ti ringrazio, sei in attesa di... Siamo in attesa di gustare queste prelibatezze e di goderci la serata. Come ti chiamo? Fatima. Fatima, ok. Com'è il mangiare? Vieni dal Brasile? Buonissimo. Buonissimo. In Brasile c'è la banana fritta, vero? Sì, sì. Arrostita. Certo. Qua abbiamo le melanzane imbottonate. Sì, sì. Queste qua. Sono buone? Buonissime. Com'è andata questa edizione? Benissimo. Quindi tanto lavoro, ma lo sai Deborah? Lavoro. Ti devo dire, vi fanno i complimenti per il mangiare, ma soprattutto anche per i ragazzi che... collaborano con... Sono bravissimi, sono educati, gentili. Allora diamo appuntamento all'anno prossimo, dai. Ci vediamo a Vasci, Portone e Pertosse 2020. Siamo subentrati da poco, da qualche mese come direttivo, quindi riprendere le redini della sagra è stato abbastanza difficile, però alla penultima serata penso che stia andando bene. Sì, già presente sui 600 rispetto agli anni passati. Positivo, credo che si possa vedere tranquillamente dalla frequenza e dalla numerosità delle persone che hanno scelto di venire ad Ostigliano. Stiamo proponendo anche un menù alternativo rispetto agli altri anni, quindi con delle pietanze innovative. Si parte dall'apertura del nostro palato con i viccidi di salvia, menta e ruta, erba aromatica del nostro territorio. Sicuramente la manifestazione ha dato i suoi risultati ottimali, seguita da una grande affluenza, perché questa è una manifestazione che dà un vero valore alla dieta mediterranea, al mangiare bene del Cilento, e questo è un grande vanto per noi. Vediamo infatti in queste sere una grande affluenza. È un grande riconoscimento che ci viene dato. Da 28 anni, questa infatti è la 28ª edizione, noi dobbiamo dare sicuramente lustro a chi prima di noi ha pensato a questa manifestazione. Io non amo chiamarla sagra, ma questa è una vera manifestazione enogastronomica. Io ringrazio Nerio Baratta, che è stato l'ideatore di questa manifestazione e per molti anni l'ha portata avanti con grande impegno, cercando di portarla ai livelli che oggi ci danno una grande visibilità al Cilento e al comune di Perito.